Dal diario di Maria Valtorta. È il 24 ottobre, sono le 6:15. La prima luce entra nella stanza. A fatica scrivo quanto Gesù detta. Viene il mese dedicato ai defunti. Prega per loro così. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Gesù, che con la tua gloriosa risurrezione ci hai mostrato quali saranno in eterno i figli di Dio, concedi la santa risurrezione ai nostri cari, morti nella tua grazia, e a noi nella nostra ora. Per il sacrificio del tuo sangue, per le lacrime di Maria, per i meriti di tutti i santi, apri il tuo regno ai loro spiriti. O Madre, il cui strazio ebbe termine nell'alba pasquale davanti al risorto e la cui attesa di riunirti al tuo Figlio cessò nel gaudio della tua gloriosa assunzione, consola il nostro dolore, liberando dalle pene coloro che amiamo anche oltre la morte, e prega per noi che attendiamo l'ora di ritrovare l'abbraccio di quelli che perdemmo. Martiri e santi che giubilate in cielo, volgete uno sguardo supplice a Dio, uno fraterno ai defunti che espiano, per pregare l'Eterno per loro e per dire a loro: ecco, la pace si apre per voi. Diletti a noi cari, non perduti, ma separati, le vostre preghiere siano per noi il bacio che rimpiangiamo, e quando per i nostri suffragi sarete liberi nel beato paradiso coi santi, proteggeteci, amandoci nella perfezione, a noi uniti per la invisibile, attiva, amorosa comunione dei santi, anticipo di quella perfetta riunione dei benedetti che ci concederà, oltre che a bearci della vista di Dio, di ritrovare voi quali vi avemmo, ma fatti sublimi della gloria del cielo. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore ci benedica e ci custodisca nel suo amore. Vi saluto e vi abbraccio, la vostra piccola matita del cuore.